Siamo da Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è lunedì 11 luglio, la Chiesa fa festa, celebra la festa di San Benedetto, patrono d'Europa. Fu un uomo dalla vita venerabile, benedetto di nome per grazia. Abbandonata la casa e i beni del padre, desiderando piacere solo a Dio, ricercò la comunione con lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che hai costituito il Santo Abate Benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, percorrere con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scuda coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Moltiplicate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca di alcun bene. Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che seguendo gli insegnamenti di San Benedetto celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Benedetto Abate, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.